La felicità esiste. Papa Francesco ci invita sempre a lasciarsi sorprendere da Dio anche quando i suoi disegni sono veramente incomprensibili. La felicità esiste in questo studio oggi. Ha il profumo della Letizia Francescana e il volto di tre fratelli. I tre fratelli Festa. Padre Fulvio, padre Claudio e frate Aldo Festa. Che felicità! Sono belli questi. Senti, sono bellissimi, bellissimi. Di la verità, sono pure ringiovaniti rispetto all'anno scorso che non ci vedevamo. Sì, sì. Senti, frate Aldo, ma perché secondo te noi non ci stanchiamo mai di avervi tra i piedi? Te la faccio a te questa domanda, dai. Che cosa può venire dalla storia come quando la nostra? Quando sta per avvenire che vi cominciate a stancare di noi, ditecelo prima, in anteprima. Chi non avesse mai avuto davvero... Può succedere pure il contrario. Il piacere di conoscervi forse non intuisce che voi siete fratelli di carne e fratelli di vocazione. Una vocazione che arriva quando le strade sembravano già spianate, quando ognuno di voi aveva dedicato buona parte della propria vita ad aiutare mamma e papà di una famiglia numerosissima, sì, sì, otto figli, e quando insomma qualcuno aveva anche sogni diversi, c'era una convivenza, c'era l'idea di formare una famiglia. E poi succede qualcosa. Questa volta, frate Aldo, ti metto a tacere e quasi quasi io comincio, quasi quasi, da padre Fulvio. Padre Fulvio, cosa succede ad un certo punto della vostra vita? Me lo racconti. Intanto partiamo da questa foto che io ringrazio come al solito la regia che mi fa da guida. Da mamma e papà che hanno vissuto oltre 60 anni di un amore vero e difficile, perché non è stata rose e fiori la vostra infanzia. No. E cosa è accaduto? È accaduto che come tantissime persone ci poniamo delle domande del perché della vita, dove vai la tua vita, qual è il senso dell'esistenza, e non ti sai dare delle risposte. Ecco, e allora cambia qualcosa quando è il Signore che prende l'iniziativa e si fa conoscere e ti invita ad ascoltarlo, perché la fede nasce dall'ascolto. Senza la fede, senza l'ascolto non c'è fede. Senti, padre Fulvio, fino ad un certo punto della vostra vita voi siete stati i classici tre bravi ragazzi, disposti anche, perché poi i fratelli e le sorelle si sposano, voi restate in parte gli scapoloni, avete destinato buona parte di quello che prendevate a casa a ripianare i debiti di mamma e papà, non perché chissà cosa facessero, ma perché otto figli che vivono a Napoli, che a un certo punto negli anni 60 decidono di fare la valigia e di andare al nord, non è il viaggio che siamo abituati noi oggi a pensare: vado a Milano perché ho un posto di lavoro, perché è una bellissima città, vado perché ho fame e non riesco a mettere a casa il pane sotto i denti. Ci racconti fino a quel punto che cosa era stata la vostra vita? Ma io quando ero a Napoli ero ancora un bambino, quindi mi ricordo anche vagamente alcune cose. Però partimmo in un momento tragico, perché ci fu un terremoto a Napoli in quell'epoca, nel 62, e un mese dopo partimmo, proprio mentre stavamo facendo i bagagli ci fu questo terremoto, un grande spavento. È un terremoto che sottolineava quello che doveva avvenire poi nella nostra famiglia, un vero e proprio terremoto di vita, di cambiamento totale, perché andammo in una città che non conoscevamo, dal clima totalmente diverso. Oggi un po' il clima è uguale dappertutto, no? E invece all'epoca non era così. E arrivammo a Milano nell'inverno più freddo che si ricordasse dagli ultimi decenni. Ecco, arrivammo lì e cominciò la vita dura di ambientamento, di fatiche per i miei fratelli soprattutto, che cominciarono subito a trovare lavoro. Anzi, era il periodo, il boom economico, dove le aziende ti venivano a cercare in casa proprio. Senti, padre per Aldo, farti padre lavorare. Aldo, lo chiedo a te perché con un po' di ironia forse mi aiuti. Voi siete andati lì da veri terroni, eh? Lo dico con la fierezza di appartenere al popolo di Terroni, perché questo è quello che vi regala questa città. Voi stavate in una casa orribile, a pochi metri da casa vostra c'era anche la fogna che bisognava andare a ripulire.
che tirava fuori sì, un odore quella, brutto. Quella era la prima abitazione di Milano. Me la racconti, noi, quell'impatto. Tutta questa roba l'abbiamo riportato tutto nel libro, per cui... Ci andiamo piano piano, se no pare che siete voi qua a vendere il libro, mentre io ho bisogno di essere felice oggi. No, proprio perché... deve arrivare la felicità a casa. Ma... A proposito dei terroni, perché il primo anno che siamo andati a Milano, per carità, il freddo, la neve, tutta questa roba qui, andammo in via a Cherso, a Niguarda, così. Poi da lì siamo andati in un'abitazione un po' più dignitosa. Era un gran casermone, insomma, alla fine. Però quando seppero che stavano arrivando, eravamo nel 62, no? Arrivava una famiglia di 11 terroni. Apriti cielo, e che succede qua? Stiamo parlando del 1962, quello che noi facciamo oggi quando arrivano poi gli immigrati, comunque. E allora dice, mi veniva l'immagine, hai capito mai di quei film western, no? Che c'è quella lì che spia dallo spioncino che arriva passa il gringo, il killer. Finito Marin, arrivano i terroni, così... una cosa del genere, il killer da far fuori. Cioè noi ci ridiamo, ma potete solo immaginare otto figli dagli 8 ai 18 anni. In misura minore, non so se è minore, voglio augurarmi, in misura minore un po' esiste questa cosa. Però per non tirarla alla lunga, dopo neanche un anno, eravamo 75 famiglie, non per dare merito a mio papà, l'hanno eletto amministratore del condominio. Questo per dire contro il pregiudizio. Padre Claudio, Padre Fulvio è stato molto preciso nel dire i più grandi devono andare a lavorare, si va a scuola, chi più chi meno, insomma porta quel pezzo di carta, ma poi dopo si va a fare di tutto, dall'apprendista o meno, perché bisogna portare i soldi a casa. Non perché, ripeto, foste scialacquatori o chissà che cosa, ma perché 11 bocche da sfamare, 8 figli, papà e non mamma e nonna, una nonna meravigliosa, nonna Rosa, quella che vi ha insegnato a pregare, quella che si è consumata le mani a sgranare il rosario, e voi vi imbarcate nella operazione salvezza della famiglia, è perché i buffi, si dicono a Roma, dovevano essere risanati. Il giorno in cui capite che ce l'avevate fatta, capite che per papà e mamma arrivava un momento, non dico di ricchezza, di benessere, ma di serenità? Ce lo racconti quando avete cominciato a pensare, ora possiamo anche pensare al nostro benessere, a noi? Lascia che premetta una cosa. Io intanto, vedendo scorrere le immagini di mio papà e di mia mamma e... Ti stai beando, no, e noi con te. Mi sto commuovendo. Lo so. Per me è come se fossero vivi adesso, vederli ingranditi... È una cosa meravigliosa. Sono pure belli. I capelli non abbiamo presi di mio papà. Ma il tratto distintivo. Ma potevamo pigliare una bella eredità. Senti, più di quella che voi consegnate a noi oggi. Papà era ferroviere, ma era un genio. Ci sapeva fare con le mani. Un'intelligenza fuori dal comune, esatto. Sinceramente. Però era anche una persona un po' volubile. Sì, papà alternava momenti di grande felicità. Come tanti artisti. Esatto, momenti di grande sconforto. Ma tu sei tutto. Aspetta, però avete scritto tutto nel libro, qua. Non c'è una cosa che avete saltato. Volevo rispondere alla tua domanda. Quando finalmente siamo riusciti, con la grazia di Dio, a portare avanti tutti i debiti e quindi una volta che eravamo sulla buona strada per ricominciare, è stato il momento in cui è cambiata la nostra vita. Ma la cosa più bella è che noi avevamo lasciato la nostra casa per tenere liberi i miei genitori, i nostri genitori, ma anche per andare ad abitare un pochino fuori. Usciamo fuori un pochino. Bravi ragazzi, tutta casa. Ma guarda questa storia dei bravi ragazzi, non sono mai stato un bravo ragazzo. Perché? No, questo... Allora... Non litigano pure. Adesso parlo io. Quando è il momento? Mi sto scaldando. Perché, frate Aldo, mo diciamo c'è. Ascolta, i parenti, quanto sono bravi. Ma voi avevate dei motivi diversi. Ma è proprio qua. Mi sembra una piovra. Padre Claudio. Ma una piovra. Il frigo.
Eravamo arrivati a un bel punto, di, no? Racconta, questa è la svolta, è importante. E ci dicevamo, bene, stavamo andando ancora avanti col teatro, tutte queste cose qui. Perché facevate teatro, attenzione, ce l'eravamo dimenticati di raccontare. Pigliamoci una casa, così lasciamo liberi loro e siamo un po' più liberi anche noi. Ma un anno dopo che avevamo preso questa casa, divenne una chiesa. Ma è il colmo, è il colmo. Ma dico, ma neanche il tempo. Uno dice, fatto quattro soldi. Fulvio si poteva sposare. Claudio finalmente aveva i soldi a posto, eccetera. Succede qualcosa. Teneva una guaglione sotto tiro. Hai capito? Mannaggia la miseria. Che poi è stato difficile, a lasciare pure. Si è fatto su ora. No, non ho parole, non ho parole. Le cose più succede... scabrose non le abbiamo riportate. No, grazie a Dio, teniamoci. Se non avremmo dovuto fare un altro libro. Le prossime lo faremo probabilmente per parlare di misericordia e di amore di Dio, raccontando tante altre cose. Succede l'inimmaginabile, eh? Ma questi mi fanno morire a me, ma si può condurre in questo modo? Lucia, sei una grande, guarda. No! Perché guardate... Queste sono le cose che dicevamo. Noi dobbiamo arrivare papà a questo punto di svolta in cui quelle domande a cui ha fatto allusione padre Fulvio all'inizio cominciano a serpeggiare. Chi sono queste tre persone? Che cosa ci facciamo sulla faccia della terra? Una crisi che porta a una decisione epocale, che poi noi sappiamo sempre la vostra storia. Io la voglio sentire anche da qualcun altro e adesso capirete perché. Che li porta poi ad Assisi a bussare alle porte del Sacro Convento e a chiedere udienza a qualcuno che si innamora di voi. Voi questa cosa non la sapete. È il padre Giovanni Marini. Perché noi siamo andati a disturbare lui? No. Per capire cosa succede quando tre fratelli di sangue si presentano, bussano alla loro porta per dire noi vogliamo diventare francescani, vogliamo sentire San Francesco nel cuore. Guardate. È un regalo. È un regalo, sì. Voi lo fate a noi, noi a voi. Quando sono arrivati qui la prima volta, io sono il frate padre Giovanni Marini che l'ha accolti. Erano tre baldanzosi giovani, belli, simpatici, si sono presentati che volevano diventare frati. Dico, ma per diventare frati ci vuole una grande velocità di pensiero. Oh, ce l'avevano questi. Poi dopo non solo, ma anche ridevano e scherzavano. Ok, ci siamo, questi possono diventare frati. Erano adatti. Tutte e tre, insieme. Io avevo 300-400 giovani, facevo i corsi, eccetera, e loro venivano e mi facevano dei giochetti, mi facevano delle rappresentazioni, e i giovani ne erano molto entusiasti, allora me li facevano ridere e la francescanita entrava e molti giovani sono diventati frati per il loro sorriso, perché questo è quello che conta, sorridere. Carissimi fratelli Festa, io vi abbraccio forte perché siete formidabili. Un abbraccio. Grazie. Non me l'aspettavate. Grazie Giovanni. È l'unico dei frati che ci ha creduto. È l'unico che ha creduto. Grazie. Pensavano che non scherzassero. Gli altri frati. Senti, gli altri frati dicevano, ma questi è frate Aldo. Giovanni Marini è stato un profeta, frate Aldo. Non gli do più di un mese che dice... ma che cosa lo ha convinto secondo lui? Lui veramente ci ha detto, pensava, il mondo pensava che fosse una suggestione collettiva. Ma come dire, è possibile che tre fratelli mollano tutto e vanno a fare questo percorso, ognuno nel suo modo diverso, ma il mondo non vi ha creduto all'inizio. Voi ci soffrivate per questa cosa? Io ho sempre detto che se veramente fosse un qualche cosa in cui ci siamo condizionati, vuol dire che la cosa finisce, perché non viene da Dio. Le cose che vengono da Dio durano. Le cose sono più belle. Senti, frate Aldo, ci racconti quando tu, pieno di paura, cominci a... Perché insomma, 25 anni ci hai messo per fare una confessione, 25 anni che non eri andato in chiesa, se non altro a confessarti. Arrivi in questa chiesa vicino casa,
ti sciogli in lacrime, cominci a fare un percorso. Partecipate tra l'altro a un'assemblea di rinnovamento nello Spirito Santo. Io ci sono andata una sola volta da ospite e vi assicuro che succedono delle cose inimmaginabili. Voi invece andate a Medjugorje e là capite qualcosa, un Padre Santo che vi dice ascoltate quello che Dio vi sta chiedendo. Però il primo passo l'hai fatto tu una sera a cena, sì. O no? Me lo ricordo bene, Padre Aldo. A cena quando ci siamo... Quando hai cominciato a dire io, raccontacela, va. Cioè tu in un minuto hai detto una vita intera. Sì, io mi caccio a fare, io stare le ore con voi. Che devo fare? Vabbè, sei grande, sei grande. Loro che mi fanno il segno, raccontaci quella sera, dai. E allora loro erano andati a Medjugorje, esatto. Loro due, hai capito, no? Però io non sapevo niente. Esatto. Solo loro sapevano che io avevo idea di consacrarmi. Sì. Nel frattempo erano passati 2 anni dalla volta che lo dissi. E dopo 2 anni, vabbè, era rimaturata questa cosa qui, ritornai dalle vacanze con l'idea di dirlo a loro. Loro li aspettavo di ritorno da Medjugorje, non sapevo che nel frattempo anche loro erano andati con questa idea. Un certo padre che li accompagnava li aveva confermate e più altre cose. Allora arrivano, stanno tutti quanti seduti a tavola, vivevamo noi tre in questo appartamento che vi eravate preso voi. E allora mangiamo, ci guardiamo, ridiamo, come è andato, tutto bene, però ognuno di noi teneva il desiderio di dire, mo lo dico, non lo dico, non è il momento, aspettiamo. Io avevo paura di dirlo, perché che mi facesse una schifezza la prima volta. La prima 2 anni prima, capito, capite? Allora aspettai. Capite? Aspettai il momento opportuno, alla fine mangiamo, dico, allora, ragazzi, vi devo dire una cosa. Io sono andato in vacanza con l'idea di avere una conferma sulla mia vocazione. L'ho avuta, perché adesso non sto a dire tutta la cosa, è tutto riportato. Ecco, comunque dite quello che volete, non me ne frega niente di niente, io vado in convento, chiudo e vado in convento. E loro due? Ma aspettavo una reazione. Chi si mette a guardare? Ridono. Ma che facite? Anche noi, Fulvio Claudio, non mi ricordo, anche noi abbiamo in cuore di dire a te la stessa cosa che tu hai detto. Ma che vi siete abbracciati? Che cosa è successo? Sì, c'è un abbraccio. Fatemi vedere. Così abbiamo fatto. Che bello. Che meraviglia. Gesù è la gioia. Voi immaginate tutto qui. Lascia. È un animale da palcoscenico. Gesù è la gioia. Non si imbriglia. Gesù è la gioia. Ma come fai a vivere la fede? Come fai? Scusa, ma pare una censura. Come fai ad essere un consacrato cristiano e voi siete... E tu parli di resurrezione. Siete un dono senza confini. Un dono in cui, perché io ci terrei anche a dire questo, questa gioia in una famiglia in cui non c'era una lira, nel caso di parlare di una lira, in cui i Natali erano abbastanza poveri, in cui c'è il racconto in un saio, anzi tra il libro che loro hanno scritto, il racconto di un regalo, di un pigiama nuovo, in una casa in cui si dormiva in due in un letto, sapete, a Napoli si dice capo e testa, io e lui, cioè, capo per cercare, eppure i Natali erano pieni di gioia. Dove non mancava però una cosa, un segno di Napoli. Giacomì, io sto facendo una fatica ai pazzi, però me la devi far fare, perché sennò non si capisce la storia. E perché vi devo portare Giacomo e lui, Giacomo di Fruscoli, grazie. Una casa in cui gli struffoli non sono mai mancati. Sapete che abbiamo fatto? Regalo nel regalo. La ricettina fatta da nonna Anna, che nonna che noi portiamo nel cuore. Ve la raccontiamo così, con Serena Cirillo. E che fatica stamattina. A Napoli Natale non è una semplice festa. A Napoli Natale è devozione. Le strade si riempiono di turisti e di pastori. Ma rinda una casetta, piccirella piccirella, c'è sta nonna Annarella, che come tutti gli anni fe struffala più bella. A fe struffala è un uffizio. Ma piano piano, incominciamo dall'inizio. Ci vuole 1 chilo di farina per la dose di 1 chilo, poi si può fare anche di mezzo chilo. Si prendono 6 uova, 6 cucchiaini di zucchero. Io non ho messo il liquore, un po' di liquore dentro, perché so che lui ci astemia.
E allora ho evitato di mettere il liquore nella pasta. Però si mette anche una presa di liquore. Una volta non era tanto facile fare gli struffoli, però qualche volta l'abbiamo anche fatti gli struffoli. Non sempre però, perché dopo la guerra c'era la miseria, allora ci accontentavamo di poche cose. La prima volta poteva essere sì o no un 30 anni, adesso ce ne ho 83 a gennaio e faccio ancora gli struffoli per la famiglia. È la sera di Natale, dopo ho fatto la cena, giochiamo a tombola e si mettono i struffoli, i dolci di Natale sulla tavola, chi vuole mangiare mangia, ma la maggior parte si mangiano i struffoli della nonna. Allora adesso stiamo facendo questi filoni lunghi lunghi che si tagliano e questi sono i struffoli. I struffoli di nonna sono pronti, sperando che vi piacciono. Auguri e buon Natale, è un bacino grandissimo da nonna Anna. Che cos'è questa donna, nonna Anna? Grazie, grazie a Serena Cirillo. Io mi alzo perché che entri Rosalba Festa, la sorella dei fratelli Festa. Ho portato un po' di Napoli. Questi qua sono bombe, non sono struffoli. Eh beh, ma Napoli. Ma sono una cosa meravigliosa. Perché per tutto lo studio, per assoluto, te. Una per una ce la ciao, mangiamo ragazzi. Tutti. Rosalba, perché in questo racconto che noi ogni volta arricchiamo di un passaggio sorella, inedito, manca sempre mancata la voce, l'altra voce. Allora Rosalba, tu sorella, arrivano questi tre fuori di zucca e comunicano non che uno ha avuto la vocazione tardiva, non che due, che tre decidono di consacrare. Adesso vogliamo capire la reazione della famiglia. Allora, nell'aria c'era questo cambiamento, era palese, era tangibile, ma dove dovevano arrivare, dove volevano arrivare, non c'era, insomma, c'era un po' di disagio, insomma, c'era un po' di... Ecco, e allora un giorno, una domenica mattina, loro chiamano mamma, papà e dicono oggi tutti a casa. La domenica era il giorno in cui tutta la famiglia si riuniva. Certo. Anche voi che eravate già sposati, anche noi, avevate la vostra famiglia. I bambini, eccetera, i prole, eccetera. E arriviamo lì e c'era un'aria ruffiana in casa. Tipo? Si capiva che c'era qualcosa di... Insomma, che andava detto, ma che ancora non si era comunque pronunciato. Noi eravamo lì, mamma era, poi mamma aveva una sensibilità come tutte le mamme, certo. No? Quindi coglieva ogni sfumatura, ogni attimo di noi, quelli sposati, ma soprattutto di loro tre, perché erano quelli, come avete già avuto modo di sentire, un po' più, diciamo, accasati, erano quelli che si erano veramente dati da fare più di ogni altro. E quindi c'era un pezzo di cuore in più. E io lo capisco. E mamma? Mamma e papà erano lì che li osservavano. Io mi ero fatta un po' piccola quel giorno. Piccola nel senso, sono piccola sì, ma piccola nell'anima, nel cuore. Sì, perché era un momento della mia vita particolare in cui io condividevo con loro, con papà, con altri fratelli, la passione del teatro. E quindi avevo paura che questa cosa potesse mancare, perché era un arricchimento comunque anche per tutti noi, no? Per la famiglia, per i miei figli, per i miei nipoti, eccetera. E comunque niente, la faccio breve, loro sono lì, incomincia Aldo e dice mamma, papà, vi dobbiamo dire una cosa. Un silenzio tombale, 11 persone, potevi sentire la zanzara, la mosca che... Ecco, eravamo lì tutti in attesa di capire qual è il cambiamento, qualcosa l'avevamo capito però. E lui dice abbiamo fatto un percorso, ci raccontano diciamo in maniera un po' informale, poi dopo viene raccontato in maniera anche più precisa, la loro conversione e quindi la decisione di andare in convento e di ritirarsi. Chi reagisce per primo? Beh,
un po' tutti, io penso, però molto silenti, molto attenti, eravamo molto appassionati a questa cosa, ci sentivamo, loro sono la parte più alta, quella che eleva il senso della famiglia, posso dirlo. E, papà, mamma, che reazione hanno? Io ho visto piangere mia mamma per la prima volta. Lei tratteneva sempre le lacrime, perché comunque la sua vita non era stata facile. Lei... Scusate, mi riprendo. Mamma ha dovuto fare i conti con una fatica quotidiana che era quella di educare 8 bambini, più o meno tutti vivaci. Io forse ero una di quelle più incasinate, proprio perché ero la prima che correva da papà sulle sue ginocchia, quella che doveva farsi la ruffiana di famiglia. Poi c'era Anna che era la più buona, Lucia la piccolina che ancora... Lo salvo, però dimmi solo una cosa, vi avevano convinto con il loro... Sì. Qualcuno di voi ha continuato ad avere il dubbio di dire... Nella famiglia nessuno. Nella famiglia Festa nessuno, parenti affini, ecco, quelli che affini, perché poi ci sono parenti e parenti, certo. I parenti importanti avevano capito che era reale, e quelli affini pensavano a un momento di frustrazione personale che era un rifugio, poteva sembrare un rifugio, ma in realtà noi che abbiamo sempre avuto modo di conoscere le loro anime, perché le abbiamo toccate, e toccare l'anima di questi ragazzi vi assicuro che eleva un po' l'essere umano, eh. Ne siamo straconvinti ed è uno dei motivi sapevamo per cui che era il frutto sapevamo che era il frutto di un cammino importante per il quale avrebbero avuto rispetto e sul quale io personalmente, io ma i miei fratelli e le mie sorelle non abbiamo mai dubitato, tantomeno mamma e papà, anzi mamma e papà si sono glorificati di questa diciamo di questi figli, no? E dicevano: signore, mamma mia, tre. Quel giorno quando hanno celebrato la prima messa tutti e tre sull'altare, non riesco a immaginare. C'erano cosa... lì mamma e papà, io vedevo i miei fratelli lì, i miei genitori sull'altare insieme ad altri genitori, perché nel contempo anche altri frati, no, che avevano fatto il... Però io vedevo quei due vecchietti lì che erano... secondo me erano stati ripagati di ogni sacrificio. Comunque, Lucia. Rosalba Festa, Lucia. L'unica donna che fa zittire frate Aldo. Io non ho parole per come lo hai raccontato. Lucia, voglio l'episodio del perdono, ce lo devi raccontare. Mamma... La cosa del Toto scommesse non è iniziata col calcio. È iniziata dopo che hanno saputo che noi veniva il Toto scommesse. Chi se ritorna, quello ritorna. Non è vero, Fulvio ritorna, Claudio ritorna. Quell'altro stanno ancora aspettando noi. Stanno ancora e tanto state ancora qui. Capisco. Il perdono di mamma che dovessia... La richiesta di perdono di mamma, mi pare frate Aldo, lo scrivi... Allora, io perché vi dico mi pare che lo scriva tu? Perché in un 6 o anzi 3, che è il libro che vedete tra l'altro anche in grafica, c'è il racconto fatto singolarmente da ognuno di loro tre. E ognuno di loro tre non fa altro che aggiungere particolari alla storia e racconta la storia dal proprio punto di vista. Credetemi, anche questa è fratellanza nella scrittura. E mi pare che sia frate Aldo a raccontare che mamma prima di andarsene ti chiede perdono. Sei tu, vero frate Aldo? Sì, questo alla fine l'ho messo. Ce lo devi raccontare perché è un elemento importantissimo. Io cercavo di pensare come chiudere il libro, e all'epilogo c'è scritto questa roba qua. Allora mi è rimasta impressa questa cosa qua. Ormai papà era morto, era andato via, mamma l'aveva assistito fino alla fine della sua vita. Come ho scritto lì, sembrava veramente un'eroina consumata sul campo di battaglia, la vita, mamma. Era invecchiata, era un giorno di primavera, io ero frate da diversi anni, loro due non c'erano, e decisi di andare a trovare mamma che era rimasta sola per qualche giorno. Arrivai e l'ho vista così fragile. Era primavera, aveva quella cosa lì, quella vestaglia che mi piaceva tanto, ricordi, lo sai, quella vestaglia a colori. Dico, mamma, ma pare una signorina che questa vestaglia, se è bella come la primavera. Ehi, state zitto, diceva lei, io sono vecchia, ormai devo andare. E ci sediamo fuori al balcone, una bella giornata di primavera, a un certo punto mamma fa, Aldo, quasi piangendo,
io e papà vi chiediamo perdono. Scusate. Io e papà vi chiediamo perdono. Ma io già sapevo dove voleva arrivare, ce l'aveva detto tante altre volte, no? Mamma, per cosa? Perdona per cosa? Perché avremmo dovuto regalarvi una vita migliore. Eravate giovani, tu, Grade e Fulvio, vi siete spesi tutti per noi. E non era giusto, non era questa la vita che meritavate. E le dissi, mamma, mamma, ma la nostra vita, così come è stata perfetta. Non cambierei una virgola di questa vita qui. E perché? E disse, ma perché? Mamma, se avessimo cambiato questa vita in un modo diverso, forse ci saremmo perduti la parte migliore. E qual è? Dio, la fede. È questa vita qui che ci ha portato a Dio. E per oggi ti voglio abbracciare e ti ringrazio io a te. Io per questa legge della TV vi devo salutare, ma vi chiedo di... Padre Claudio, mi fai scotennare in diretta, ma fallo. Ma... Poi, tanto c'è chi può sostituire. Sembra quasi che come se fossimo degli eroi. Non c'è proprio niente l'abbiamo di eroi. L'abbiamo capito, perché... C'è una cosa che io vorrei, questo. E ci tengo a dirla, che quello che abbiamo vissuto, concretamente, realmente, storia, è una cosa che è veramente bella. Una volta avevamo, mi ricordo, un pigiama che per tanti anni portavamo, era stracciato proprio questo pigiama, andammo qui fino nelle televisioni private, mia mamma un giorno lo ruppe questo. Pur di toglierlo, però io ci piansi e forse è stata la prima volta che ho pianto, quando ho perso quel pigiama. Rosalba, Fulvio, Claudio e Aldo Festa, non vi muovete da qua, state con noi. Sapete perché? Io mi alzo un attimo, intanto avete visto il libro dei tre fratelli e vogliate di bene sempre, che è un'altra storia d'amore di Rosalba, ma tornerai qua a raccontarla, perché ne sono certa, mi alzo in piedi, sapete perché? Perché do il benvenuto a Marcellino Panivino, l'interprete del miracolo di Marcellino, Giosuè Carol Bagnoli, donna, questo sorriso, permettetemi, viene dritto da Dio, pubblicità. Shue shue, poi state con noi. Quanto sei bello. Grazie. Non mi muovete, li mettete lì.